Ragazzi. Siamo con Claudio Basi, presidente dell'associazione culturale Federico Fellini, un'associazione che si occupa di cinema, che promuove vari eventi culturali, cinematografici e non solo. E allora Basi, facciamo intanto il punto un po' degli ultimi eventi, degli ultimi passi, diciamo, che avete compiuto e poi così cosa bolle in pentola. Innanzitutto grazie a te Luigi di concedere questa intervista, perché Taranto, il nostro obiettivo nasce con quella di promuovere, visto le difficoltà che sta attraversando in questi anni la città di Taranto dal punto di vista di turistico e di valorizzazione per quanto riguarda a livello culturale. Il nostro obiettivo è quello di portare, come sta cominciando a fare, il lavoro della cinematografia nella nostra città, perché puntiamo a un lavoro fatto sulla valorizzazione urbanistica e architettonica della nostra città, perché Taranto ha un potenziale che può sfruttare ma che non viene sfruttato. Ecco, andiamo agli ultimi eventi che avete organizzato, manifestazioni, iniziative. Allora, io ho diretto qui a Taranto diversi cortometraggi, siamo stati con l'Università, l'Uniba, con la nostra associazione Fellini sul set di Braccialetti Rossi, la prima serie, poi sono stato come assistente di produzione per Amore Criminale, una storia girata su una ragazza tarantina che a me dispiace moltissimo ed è conosciuta anche a livello nazionale questa storia, perché è molto triste. E l'ultimo evento che abbiamo fatto e che abbiamo presentato qui a Taranto il documentario 3x8 cambio turno, quindi che ha portato quindi la RAI per la prima volta dopo 30 anni le telecamere dentro lo stabilimento siderurgico, quindi abbiamo voluto creare una sorta di dibattito interno su quella che, ecco, la televisione, la RAI ha svolto il servizio pubblico per quanto riguarda la nostra città. Per concludere, cosa bolle in pentola, i progetti per l'immediato futuro? Ci sono diversi lavori, tra cui un cortometraggio che ho scritto ed è stata affidata e commissionata a una produzione cinematografica di Roma che si sta impegnando per la lavorazione della stessa, e poi al Teatro Orfeo di Taranto stiamo vedendo di poter organizzare a fine anno lo spettacolo di Vittorio Sgarbi, ecco, sulle bellezze d'Italia, l'ultimo libro che è uscito, La favola d'Italia. Beh, in bocca al lupo, perché cinematografia vuol dire cultura e Taranto, con tutti i suoi problemi, i numerosissimi problemi che ha bisogno, come il pane, di eventi culturali. Appartengono alla nostra nazione. È da troppo tempo che si sente parlare di suicidi per conquistare un diritto, un lavoro per portare a casa qualcosa da mangiare. E il governo che cosa fa? Se ne sta lì seduto ad aspettare invece di prendere decisioni. Lo sa? Quell'uomo oggi potrebbe essere mio padre. Vergogna, signor sindaco. Vergogna, signori tutti.